far parlare ancora a Giorgio Bertola e a Jessica Costanzo per candidati alla Regione Piemonte. Buonasera, io sono Jessica Costanzo, 30 anni, vengo da Castiglione Torinese, che è un comune sempre del Chivassese, e al momento sono candidata come consigliere regionale per le prossime elezioni. E questa scelta deriva da un percorso che ho iniziato fin dalla mia scelta degli studi, perché volevo capire che cosa fosse questa benedetta politica che si dice il male di tutti i mali. Ebbene, attraverso appunto la facoltà di scienze politiche ho potuto approfondire, ma scoprire più che altro che non è la politica il male di tutti i mali, ma sono le persone che prendono le decisioni politiche, che fino ad oggi ci hanno portato e ci hanno trascinato in questo baratro. Per cui scegliere le persone che ci rappresentano, i nostri portavoce, è fondamentale, perché da qui derivano tutte le conseguenze o costruttive o distruttive di un paese. Io poi ho avuto la fortuna, mi sento fortunata perché ho avuto l'opportunità di iniziare a lavorare già mentre terminavo il mio percorso di studi, e questa è un'opportunità che al momento ai giovani non è più possibile dare, perché addirittura i nostri giovani non possono al momento o terminare gli studi proprio per i costi che ha anche effettuare un percorso di studio universitario, e soprattutto trovare lavoro. Quindi abbiamo una disoccupazione giovanile che è alle stelle. Io nel mio ambito professionale mi sono occupata e continuo a occuparmi di formazione professionale, che è una delle politiche attive del lavoro, e quindi sono a contatto quotidianamente con persone disoccupate, in mobilità, in cassa integrazione. Insomma, è una fotografia di quello che è il tessuto sociale di Torino provincia, ma anche del Piemonte. E quindi quando per motivi burocratici quotidianamente maneggio queste comunicazioni cartacee di messa in comunicazione di licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mi chiedo sempre che effetto faccia effettivamente ricevere comunicazioni del genere. Tra l'altro ai lavoratori vengono date il più delle volte senza preavviso, e mi chiedo se chi le imprese eccetera che prendono queste decisioni abbiano perlomeno idea delle ripercussioni che può avere una comunicazione simile sulla persona, sul lavoratore come dignità, ma anche sulla sua famiglia, sul suo futuro. Di recente poi ho collaborato per qualche mese fino a febbraio con il gruppo consigliare di Davide Bona, dove appunto mi sono occupata proprio delle problematiche del lavoro. In qualche maniera sono venuta a contatto con delle crisi aziendali emblematiche del Piemonte. Ivan faceva riferimento prima all'Agile Exautelia, al caso De Tomaso, la Grati di Collegno, e quindi contattare, stare a contatto con i lavoratori probabilmente è la via migliore per riuscire a capire, uno, quali sono i problemi, e due, effettivamente come risolverli. Per noi il piano del lavoro è a 5 stelle, nel senso che i 5 stelle sono i nostri destinatari, e sono i giovani disoccupati, la prima stella, la seconda possono essere lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali, i liberi professionisti, le piccole e medie imprese, il tessuto produttivo piemontese, e infine i pensionati. E i disoccupati, ovviamente i giovani disoccupati, sappiamo che fanno parte di questo 42%, che è un record storico. Noi continuiamo a battere i record in negativo, mentre sappiamo che gli altri paesi d'Europa stanno iniziando una ripresa. Chiediamoci anche il perché, forse questo Jobs Act che tanto si parla, forse non è la soluzione. Abbiamo inoltre la garanzia giovani, che è in ballo, sono 5 milioni e mezzo tratti dai fondi sociali europei, proprio volti alla collocazione dei giovani. Bene, questi dobbiamo monitorarli, dobbiamo tenere ben i fari accesi, perché rischiamo poi la mala gestione. Tra l'altro, già andando a vedere adesso, si tratta di azioni di accoglienza e orientamento. Vanno benissimo perché si tratta di delineare i profili formativi dei giovani, ma se poi non abbiamo gli sbocchi professionali, questi soldi vanno solo e sempre ai soliti enti, e non portiamo poi, non abbiamo l'obiettivo della ricollocazione dei lavoratori e dei giovani. La seconda appunto sono i lavoratori coinvolti nelle crisi, diceva bene Ivan prima, di quello che viene detto loro e di quello che poi dicono tra di loro nelle stanze. Bene, leggendo già solo i progetti di ricollocazione, anche qui la stessa cosa, si lavora tanto sull'orientamento, sul profilo formativo eccetera, ma poi alla fine
non vanno a studiare un progetto istituzionale, magari dei progetti che coinvolgano e garantiscano la loro prosecuzione lavorativa perlomeno fino al pensionamento, che come sappiamo è sempre più posticipato. Infine abbiamo i liberi professionisti. Sappiamo che ad oggi per i liberi professionisti non ci sono tutele. Un libero professionista che chiude la sua attività non ha ammortizzatori sociali. Noi ovviamente ci battiamo da tempo con reddito minimo garantito, e questo reddito di cittadinanza, chiamatelo come volete, è comunque una garanzia per la sopravvivenza dignitosa, solo, proprio solo per quello. Per tutti quei destinatari, così come i nostri pensionati, basta vedere pensionati che vanno nei mercati, Davide probabilmente li vede tutti i giorni nel momento in cui va ai mercati e vede che raccattano gli avanzi della frutta, della verdura. Questa non è una vita dignitosa che meritano dopo aver risollevato un paese dalla guerra. Questa probabilmente è peggio della guerra, perché è una guerra finanziaria. Infine abbiamo le piccole e medie imprese, il tessuto produttivo piemontese. Bene, ovviamente queste piccole e medie imprese, se guardiamo alle fonti dell'Union Camere recenti, già solo nel 2013 ne hanno chiuse 2000. Dovremmo creare dei piani industriali concordati, le istituzioni devono fare da supporto a queste piccole e medie imprese, non sono in grado di essere competitive da sole, e l'unica maniera per essere competitiva al mio momento è l'export, perché comunque con la stagnazione che ci sarà da qui in avanti non abbiamo altre strade. Ebbene, con l'export ovviamente dobbiamo essere competitivi puntando sulla qualità, sull'eccellenza, su un tratto di qualità di piemontesità, se possiamo dire. Dobbiamo differenziarci da quello che è l'economia di massa della globalizzazione, è l'unica maniera. E infine creare anche dei nuovi sbocchi come la green economy, l'economia verde, tutti delle nuove professioni che possono incentivare in qualche maniera lo sviluppo delle piccole e medie imprese, dal contadino che vuole crearsi la sua cultura in forma bio fino a nuove professioni come può essere l'avvocato esperto in temi ambientali. O ancora la riqualificazione energetica, diceva prima Davide. Effettivamente, se noi ci basassimo su tutte quelle misure che portano alla riqualificazione energetica, probabilmente il lavoro riusciremo a crearlo lo stesso, non c'è bisogno di ricostruire, di ripararci di nuovo sul consumo di suolo. La Fiat ovviamente è un caso emblematico perché ci ha lasciato un'eredità che praticamente tutte le parti negative. Sono notizie di questi giorni, il 6 maggio Marchionne presenterà il piano industriale a Detroit. Notate bene, non a Torino, non in Piemonte, non in Italia, ma a Detroit. Bene, ad oggi hanno creato delle commesse per 100-200 mila vetture per l'indotto piemontese, quindi ci sarà la possibilità di queste produzioni. Non sono sufficienti, lo sanno tutti che queste produzioni non sono sufficienti a tenere in piedi l'indotto piemontese. Che cosa dicono, che cosa fanno? Speriamo ne arrivino delle nuove. Ma se noi ci basiamo solo sulla speranza, abbiamo idea delle ripercussioni aggiuntive, delle casse integrazioni e poi delle chiusure, eccetera. Non si può creare una filiera alternativa, come diceva appunto Davide, dell'automotive. Non possiamo partire da un progetto pilota. Anche magari col Politecnico incentiviamo la ricerca, incentiviamo lo sviluppo. Bene, diciamo che di misure ce ne sono tante, sono semplici. Noi il nostro programma è partito dal basso, continuerà a partire dal basso perché noi ascoltiamo i cittadini. Per cui ovviamente abbiamo questa nuova programmazione di 2 miliardi e 150 milioni, se li lasciamo in mano a questa classe politica finisce per essere un colabrodo, verranno restituiti semplicemente agli amici degli amici. Così come hanno fatto 9 miliardi di debito in regione, pensiamo che cosa ne possono fare di questi 2 miliardi. Bene, io vi saluto.